Colpi di pistola, 15 in tutto, esplosi uno dopo l'altro nel giro di pochi minuti. Dopo qualche ora, un attentato incendiario con un'auto distrutta. Episodi gravissimi sui quali le forze dell'ordine hanno concentrato la loro attenzione negli ultimi giorni e che hanno destato paura e preoccupazione in tutta la comunità di Trepuzzi. Fatti che sono accaduti, che voi conoscete benissimo, hanno determinato ed è stato allarme sociale, quindi paura ai cittadini. È chiaro che questo elemento c'è e che noi dobbiamo tenerne conto. Per questo il sindaco Ronzo Valzano ha chiesto e ottenuto un incontro con il prefetto Giuliana Perrotta, il primo cittadino accompagnato dal presidente del Consiglio Fernando Monte e dal comandante della locale polizia municipale, è stato ricevuto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Attorno al tavolo i vertici delle forze dell'ordine salentine, il procuratore capo Cataldo Motta e il PM Antonio De Donno. Non stiamo tralasciando alcuna pista, ha detto quest'ultimo, perché gli atti intimidatori sono stati pesanti e molto probabilmente collegati tra loro. Gli spari, esplosi da una calibro 9x21 la notte tra il 15 e il 16 settembre, non sono stati certo casuali. Nel mirino sono finiti un condominio, una villa ed una ferramenta. I destinatari, tre imprenditori, secondo gli inquirenti, collegati tra loro d'affari nel settore dell'edilizia. E anche l'elettricista proprietario dell'Audi, data le fiamme 2 giorni più tardi, sembrerebbe aver lavorato più volte insieme agli imprenditori. Il collegamento quindi ci sarebbe, ma qual è la chiave di lettura per gli episodi? Atto intimidatorio, racket, vendetta personale? Su questo stanno lavorando gli inquirenti, ma sulle indagini c'è il massimo riservo. Una cosa è certa, a Trepuzzi la criminalità esiste ed ha alzato il tiro. In attesa di sviluppi, la cittadinanza però si ribella scendendo in piazza per la legalità. Abbiamo analizzato la situazione, abbiamo anche chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine, soprattutto una maggiore visibilità delle forze dell'ordine che devono andare ad aggiungersi a quelle già presenti sul territorio. Noi facciamo fatica a capirlo, per cui ci siamo confrontati con loro per capire se siamo in un momento di allarme oppure è una epidemiologia tipica del Salento. Sabato prossimo faremo un giro in bicicletta, una sorta di atto simbolico per dire, insomma, noi andiamo in giro in libertà, con la bicicletta che è simbolo della libertà in qualche maniera.